eccezionale. Comunque, niente, era il discorso sulla bellezza del suono. Ovviamente, quando io faccio delle affermazioni, sono affermazioni che ovviamente sono date da... non sono proprio date a vanvera, però è un'affermazione che vale al 50%, cioè quello che di solito vedo io, che ho visto io dagli oculari italiani, non è basato tanto sulla dolcezza di suono, anche da un approccio più rilassato, ma è tutto... Ok, io non sono capace quindi, però vedo un sacco di... roba da sboroni, come ho detto, da piacioni, da esibizionisti, sarà. Questo è quello che io vedo. Ovviamente è una generalizzazione che vale per quello che vale. Cioè, l'andazzo generale in Italia, e basta andare a vedere, andate su Qual è il Club Italia, e andate a vedere quale discussione verte su... il tocco, il suono, il tipo di corde da usare, perché se tutti usano un tipo di corde la discussione è finita, e quanti video che vengono messi, quanti link hanno a che fare con ukulelisti che hanno un approccio da bel suono. Sarà chi a me piace il jazz, sarà Sara Maisel, Kimo Hassi, faccio due esempi, Gerard Loss. Ovviamente parte della bellezza del suono è anche data dall'ukulele, ma anche dal tipo di corde che avete. E non mi dite che io non sono contro la bellezza del suono perché uso il plettro, perché col plettro si può tirare fuori un bellissimo suono. Bravo, però avendo visto tanti video di musica classica, di musicisti classici, la mia opinione è che non si dà adeguato, io ho un retroterra di strumenti a fiato dove la formazione del suono è fondamentale, anzi è la prima cosa che si fa, bellezza del suono nel canto, che ne so... qualsiasi cosa che uno canta. You don't know the meaning of the words I love you so, but when you find you want love, then you know. You don't know the heartache or the laughter you forgo. Oh, you lost the one love, then you know. Cioè le dinamiche, il modo e la varietà, che è tutto collegato anche col suono. Vabbè, questa è la mia opinione. Poi se uno mi dà un video di uno e poi mi dice te ne do tanti e vedrai che sono tanti gli italiani che fanno questa cosa qui, dico ok, c'ha ragione. Oppure dico no, guarda, secondo i miei standard questa gente suona bene, non gli posso dire niente, però effettivamente non ha quel tipo di suono classico, cristallino, limpido, pulito, come volete chiamarlo, che io... di cui io stavo parlando. Arrivederci.